Buongiorno a tutti i ragazzi, oggi volevo farvi vedere come si smonta un notebook HP per montare l'SSD. Ok, il modello del notebook è un 15AY007NL e procediamo con lo smontaggio. Allora, intanto andiamo a rimuovere la batteria. Attenzione, qui sotto ci sono i piedini di gomma che vanno rimossi perché sotto ci sono due viti. Quindi procediamo con lo smontaggio. Andiamo a rimuovere tutte le viti. Certi notebook sono un po' più semplici, altri invece fanno proprio tirar giù qualche eresia per essere smontati, però a noi poco ce ne frega perché tanto riusciamo lo stesso. Sostituisco l'hard disk perché molto probabilmente a questo mio amico, essendogli caduto, ai propri figli lo ha rotto. E quindi di conseguenza, per forza di cose, dobbiamo sistemarlo. Controlliamo che non ci siano viti ancora agganciate. Rimuoviamo il masterizzatore, lo mettiamo da parte, giriamo il notebook. E andiamo piano piano ad aprirlo nella parte anteriore. Mi aiuto con un plettro, eccolo qua. E voilà, il notebook l'abbiamo aperto. Ora, come potete vedere, io generalmente quando smonto un notebook lo pulisco anche, quindi un po' di aria compressa, compressore, e lo pulisco perché mi sembra giusto. Quindi vado a pulire il notebook, ci vediamo tra poco. Eccoci qui ragazzi, notebook pulito perfettamente, sembra nuovo, e ora procediamo con lo smontaggio del hard disk. Quindi andiamo a smontare questo. Smontiamo il caddy. Fate molta attenzione al flat che collega l'hard disk alla scheda madre, perché o lo sganciate e togliete tutto quanto, hard disk e connettore, quindi connettore SATA,
oppure state attenti. Ora andiamo a smontare. I supporti dell'hard disk. Andiamo ad aprire il nostro SSD. Eccolo qua. Ora andiamo a ricollegare il tutto. Lo abbiamo ricollegato, controlliamo qui il cavo che sia ben inserito. Ok. Procediamo col fissaggio del... Io lo chiamo Caddy e dovrebbe chiamarsi Caddy. Eccolo qui. E riassembliamo il tutto. Quindi scocca. Eccola qui. Non è una cosa complicata da fare, ma se non ve la sentite di farlo voi, fatelo fare a qualcuno che ha un po' di esperienza. Questo è un consiglio che vi do. Ora andiamo a riassemblare la scocca posteriore, il back cover del notebook. Masterizzatore. Poi, una volta finito di montare, che andiamo a vedere se funziona regolarmente, ovviamente dovremo caricare il sistema operativo. Io il sistema operativo lo carico sempre da chiavetta, quindi con una chiavetta in boot. Ricordatevi di togliere il Secure Boot da BIOS, altrimenti non riuscite ad installare nulla. Quindi la scocca posteriore l'abbiamo montata, adesso ci rimettiamo sui suoi piedini. Quelli in gomma, 1 e 1 e 2. E anche la sua batteria. Ora andiamo a vedere se almeno si accende. Andiamo a controllare che sia bello chiuso.
Eccolo qua. Allora, ragazzi, ora procediamo con l'installazione del sistema operativo. Quindi mettiamo su una chiavetta USB in boot con Windows 10, CTR Alt Canche per riavviare. Se il Secure Boot è già stato disattivato, dovrebbe partire subito l'installazione. Quindi in questo caso presumo di essere a posto. Ora avanti, installa. Ora accetto le condizioni di licenza, avanti. Io faccio sempre personalizzata come tipo di installazione. Così vado a creare una nuova partizione, nuovo, applica, ok. Ha creato le partizioni di Windows, avanti, e l'installazione è partita. Quindi potrei già dire che questo PC è concluso. Io vi saluto e vi lascerò in descrizione ulteriori informazioni sul modello del PC che abbiamo smontato per sostituire l'hard disk con un SSD da 250 giga. Vi lascerò anche la marca dell'SSD che abbiamo montato. E se il video vi è piaciuto, mettete un like e iscrivetevi al canale. Ciao e al prossimo video, ragazzi!